o con me o con nessun altro. E questa è una frase ricorrente nei casi di femminicidio e indica in modo chiaro il possesso che l'uomo pretende di avere sulla donna. Durante quest'anno 2020, nei mesi di chiusura per il Covid-19, i femminicidi in Italia sono triplicati. Muore una donna ogni 2 giorni. Una strage, una emergenza sanitaria. Da gennaio a ottobre sono state uccise in Italia 91 donne, 81 in ambito familiare. Dal 2000 ad oggi sono morte per femminicidio 3.344 donne. E dietro queste morti ci sono mariti, fidanzati, padri a volte o fratelli. L'omicidio della donna proprio perché donna, il femminicidio, è la punta di un iceberg di enorme sommerso di violenza e di sopraffazione, che ha numeri elevatissimi e portata mondiale. La violenza di genere richiede a noi donne soprattutto, ma a tutta la società, un impegno corale per proporre interventi di prevenzione, interventi legislativi, interventi di promozione della cultura di genere, della parità di genere, magari nelle scuole, anzi soprattutto nelle scuole, coinvolgendo la famiglia, le pari opportunità, il lavoro, i mass media. Ma prima noi donne dobbiamo risvegliare dentro di noi il femminile, questa nostra forza interiore sopita e quasi soggiogata da quella maschile, con la quale pure coabita in ciascuno di noi, uomo o donna. Chiediamoci se noi donne, se tu, donna, hai consapevolezza del tuo diritto ad esistere, del tuo diritto a essere persona libera. Se hai coscienza che sei succube del potere maschile, non solo del potere del padre o del marito, del potere soprattutto di questa società a matrice patriarcale che non ci contempla. È questo che dobbiamo riconoscere. Possiamo cambiare una legge, possiamo aprire un centro antiviolenza. Ma ci ritroviamo sempre dentro a un sistema che non ci considera. E allora, risveglia dentro di te la fierezza di essere donna e di portare dentro di te la vita. Non è un favore a noi concesso la parità di genere, è un diritto a noi dovuto. È un atteggiamento culturale, morale, sociale che deve farsi comportamento quotidiano di rispetto nelle relazioni tra uomo e donna. Purtroppo, sul fronte della parità di genere, noi donne abbiamo un retaggio culturale ed economico di secoli. Nella famiglia la donna è del marito ed è quel che è in quanto è di lui. Annotava così nel 1934 il filosofo Giovanni Gentile. E oggi, anche se da un lato possiamo gioire per l'approvazione del codice rosso, della legge sullo stalking, per l'approvazione sulla doppia parità di genere, e se quasi tutti si rendono conto che la parità di genere porta benefici grandiosi dal punto di vista culturale, economico, sanitario e sociale nelle comunità. Dall'altro però è evidente che molti, troppi, continuano a produrre, ad accettare o a subire la violenza di genere. La parità di genere è una questione di diritti umani essenziali. È necessario pertanto lavorare insieme, uomini e donne, he for she, per la formazione ai diritti umani, in modo da rendere questa mattanza di donne, questa strage, inaccettabile.
culturalmente, socialmente, moralmente. Lo dobbiamo a noi stesse, alle vittime della violenza, ai loro figli, alle sopravvissute. Lo dobbiamo a questa nostra società, al suo futuro. Basta alla violenza, basta allo stalking. Non rassegnarti.